Per essere un architetto bisogna avere un'ossessione. L'ossessione è fondamentale perché non è un fatto razionale, ma dipende da un fondamento che appartiene a te stesso e lo devi coltivare, lo devi educare. Possiamo dimenticarci l'etica, possiamo dimenticarci anche la logica, ma non c'è nessun nostro atto che non si concretizzi in una forma. L'architetto dativo è un architetto isolato ed è sempre nel rischio, ma perché la forma non la puoi predeterminare. L'unica possibilità che tu hai è di produrre stupore affinché sia lo stupore quella forza che fa modificare le idee, perché tu in qualche modo devi rischiare. Esplora.com